Stefania Paolo, Country Head Italia di BNY Mellon Investment Management. Quando si parla di blockchain spesso si pensa alle criptovalute se non agli NFT, ma esistono anche numerose e importanti applicazioni in campo industriale. Ecco, il Blockchain Innovation Fund è un fondo che investe nelle applicazioni della blockchain proprio nell'economia reale. Di che cosa si tratta? Sì, effettivamente parlare di blockchain vuol dire parlare della nuova rivoluzione digitale. Si tratta di un modo nuovo di gestire e trasmettere dati in maniera sicura, univoca, irripetibile, appunto non hackerabile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che impatta tutti i settori. E noi in particolare con il BNY Mellon Blockchain Innovation Fund investiamo in tutti i settori tranne quello appunto delle criptovalute, perché la regolamentazione ancora non lo consente, siamo soltanto agli esordi. Si tratta di una strategia che è nata già nel 2019, che ha 3 anni di vita, e potete immaginare anche il tipo di interesse che può avere appunto perché va a guardare tutti i settori, perché la blockchain coinvolge effettivamente tutti i settori, che a partire dal settore della grande distribuzione, e poi il settore sanitario, il settore alimentare, con dei risvolti e delle ricadute molto positive anche in termini di sostenibilità e soprattutto anche di trasparenza e trasmissione di dati. Diciamo che siamo soltanto, ecco, all'inizio di questa grandissima rivoluzione che noi con il nostro fondo vorremmo, ecco, anticipare e continuare a contribuire a dare rendimenti interessanti agli investitori. Ecco, credo che questa applicazione in campo di sostenibilità sia particolarmente rilevante. Possiamo dire qualcosa in più? Certamente, potete pensare a tutti i campi dove ad esempio le ricadute della sostenibilità, sulla sostenibilità della blockchain, come le ricadute dal punto di vista alimentare, le inefficienze che si possono totalmente eliminare semplicemente nella grande distribuzione. Se c'è una partita di insalata variata, grazie alla blockchain, alla tecnologia della blockchain, si riesce a individuare decisamente la partita e quindi non dare ricadute negative su tutto il resto della produzione. In questo modo si ha anche un efficientamento anche di costi e anche a beneficio dello stesso consumatore finale, senza poi ulteriormente aggiungere gli altri benefici in termini di privacy, di trasparenza, della trasmissione dei dati, dell'importanza che ha nel cercare di efficientare anche tutti i sistemi di trasmissione dei dati, nonché anche di trasmissione e di trasferimento dei beni. Grazie a Stefania Paolo.